Guardate un po' cosa l'amministrazione comunale di Taranto ha fatto proprio alla fine dell'anno, negli ultimi giorni dell'anno, gli ultimi colpi di coda, con determinazioni del 30 dicembre 2022. Siamo nel 2023, agli inizi del 2023, a dicembre, gli ultimi giorni prima del Capodanno, cosa ha fatto l'amministrazione comunale? Ha deciso di elargire denaro pubblico, soldi a valanga, a valanga. Andiamo, ma guardate un po', io non voglio criminalizzare nessuno, però qui i soldi non si possono distribuire così. Leggiamo: ecosistema Taranto, strategia di transizione ecologica, economica ed energetica di Taranto, Resilient City, città resiliente, implementazione gruppo di lavoro dell'Urban Transition Center del Comune di Taranto, con due affidamenti, uno all'avvocatessa Maria Immacolata Riso, che era assessore ai servizi sociali, viene fatta fuori da assessore ai servizi sociali perché il gruppo di Borracino non c'è più, perché in buona sostanza i due rappresentanti della lista più centrosinistra sono confluiti in un altro gruppo consiliare. La Riso rimane a terra e le si dà il contentino, dice: ora ti mettiamo a coordinare appunto la struttura dell'Urban Transition Center. Per l'avvocatessa Riso, 18.000 euro, signori cari, nulla da dire sulla persona, sulla professionista, persona per bene, persona capace, nulla da dire, ma non è possibile, santi Dio, che la politica possa diventare una trasformazione, uno spostamento da un posto all'altro, da un incarico all'altro, lautamente retribuito. Esce dalla porta come assessore la Riso, rientra dalla finestra come appunto responsabile di questo non meglio precisato Urban Transition Center. A che serve? A che cazzo serve questo Urban Transition Center? Si parla della visione ecologica della città. La città è protagonista di importanti processi di trasformazione e di riqualificazione urbana, per cui si ravvisa la necessità di coordinare l'amplissima pianificazione strategica di ecosistema Taranto con le attività amministrative e gestionali necessarie. E allora si mette l'avvocatessa Riso, già assessore ai servizi sociali, la mettiamo lì, la sistemiamo politicamente. Ma c'è un'altra sistemazione politica. Nulla da dire sull'avvocatessa Eliana Baldo, già coordinatrice dei Verdi, quindi altra nomina politica. E cosa si fa? Un altro incarico all'avvocatessa Baldo, massimo rispetto per la professionista, e all'avvocatessa Baldo si danno, ecco, troviamo la cifra nello specifico, per 6 mesi altri 4.500 euro, evviva signori di Taranto! La gente che puzza di fame se li sogna questi soldi. Ma scusate, abbiamo i funzionari, abbiamo i dirigenti interni, con tutto il rispetto per la Riso, con tutto il rispetto per Eliana Baldo, ma perché dobbiamo spendere denaro quando la gente, cazzo, muore di fame, muore di fame! 18.000 alla Riso e quanto ho detto, 4.500, 5.000, quello che sia, alla Baldo. Pensate, 4.500 alla Baldo. Perché bisogna parlare di questo Urban Transition Center, di questa svolta enorme che sta vivendo la città di Taranto per l'immagine di Taranto sotto l'aspetto della transizione ecologica. Quale transizione ecologica, Melucci? Quale cazzo di transizione ecologica? L'ex Silva inquina come più di prima, ammazza come più di prima. Dove cazzo?
cazzo sta questa transizione ecologica? Quando cazzo farai mai una benedetta ordinanza di chiusura? Ma state vedendo gli ultimi sforamenti? Però l'importante è sistemare politicamente, con indennità retribuite lautamente, dei soggetti che sono figure politiche. E poi perché il 30 dicembre tutti a cit, come si suol dire, in silenzio, perché ormai è finito l'anno e l'amministrazione fa i suoi colpi, assesta i suoi colpi, sono colpi politici, lecito, chiariamo, tutto lecito, nulla da dire sotto l'aspetto formale, tutto lecito, persone capaci, sia l'avvocatessa Riso, sia l'avvocatessa Baldo, ma non si può spendere il denaro così! Non si può spendere il denaro così! 18.000 euro, 4.500! Ah. Che cosa assurda che accade a Taranto! Pazzesca! Vedete, questi stanziamenti di denaro pubblico per professionisti in questo, non meglio precisato, Urban Transition Center, e sono tanti questi stanziamenti, per cui me ne sfuggono alcuni. Ecco, ho recuperato tra una delibera e l'altra, tra una determinazione e l'altra che ho fatto stampare, me ne era sfuggito un altro, la dottoressa Vittoria Cardone, che anche lei risulta beneficiaria di 4.500 euro. Sempre la signora dottoressa Cardone avrà questo ruolo, servirà appunto, darà il suo contributo nel gruppo di lavoro dell'Urban Center, e così andremo avanti sempre di più, aumentando il numero delle persone nell'Urban Transition Center. Un po' aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più, cantava mi pare Johnny Dorelli, qui aggiungi un posto a tavola che c'è un membro in più nell'Urban Transition Center. Non so se c'è da ridere o da piangere. Ribellatevi tarantini, civilmente e democraticamente, aprite gli occhi, questi sono soldi nostri di noi contribuenti, l'avete capito o no?